Oh no, mi tremano le mani, non riesco È a tenere troppo questi pesetti, pesante, è che troppo coincidenza pesante. incredibile! Oh no! Block. Can't be. Ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph. E questo è Giugia Crema Yandere Simulator. E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno, che per oggi sono Giocio il Tizio, Gabriel, Julie Games, Pasquale, Black Wolf e Double GA Blog. Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione. E vi ricordiamo che anche nell'outro andremo a salutare altri 6 eroi. Esattamente. E finalmente siamo tornati su Yandere. Sono felicissimo. È da un bel po' di settimane che non lo portavamo e non vedevo l'ora di tornare. Mi mancava la sua faccia psicologica. Psicopatica. Vero, vero, ma sì. Mancava tantissimo anche a me. Aspetta, che fai? Anche che la fai? Sua risata mi mancava. È troppo carina quando ride. No, è troppo è inquietante. Carina. Allora, prima sì. di tutto ti dico subito che andremo a fare una sorta di cambio di rotta. Perché okay. da ora in poi cercheremo di provare tutte le cose folli che il gioco ci propone. Oh. E inizieremo subito con le cose aggiunte nella nuova patch. Esattamente, non appena le abbiamo lette ci siamo illuminati. Perché ragazzi hanno aggiunto la possibilità di mettere fuoco alle persone. Cioè, ma ve li immaginate andare in giro per la scuola e dare fuoco alle persone? Ma cioè, il insana, sogno di ogni persona, no? Cosa. È inquietante, è molto inquietante. Ma visto che stiamo facendo un cambio di rotta, bisogna fare un cambio di pettinatura. Assolutamente, come ogni grande e importante cambiamento della vita, si cambiano anche i capelli. Esatto, si vede sempre nei film quando i personaggi stanno cambiando, tipo si arrabbiano, si tagliano i capelli. E quindi anche noi a Yandere vogliamo cambiarli. Sei pronta? Guarda sì, questo tasto magico. Pim. Lo vorrei avere anch'io, così pim pim e cambi i capelli. Guarda bello. Che belli, guarda quanti ne abbiamo. Abbiamo tantissime scelte. Io l'ho già scelto prima però. Quale? Questi? Sei serio? È bruttissima. Sono bellissimi. No, ma le stanno malissimo. È Super Saiyan. Io ho sempre sognato di essere Super Saiyan. Lei può esserlo al posto mio, quindi ha questo onore. E sarà così, ok? No, sono brutti. Cambiali subito. E con questi capelli carinissimi, guarda che belli. Altro che quelli che volevi scegliere tu. Sono 3000 volte meglio. Anche un bel fiorellino. Andiamo a fare la prima cosa, che ovviamente sarà quella di mettere fuoco a qualcuno. Non so ancora chi, non l'abbiamo scelto, ma metteremo fuoco a qualche malcapitata. Chissà come mai hai scelto proprio questa prima Perché cosa da provare. Perché sono curiosissima. So che c'è, ma ancora non l'ho provata. Quindi sono troppo contenta. Non vedo l'ora di vedere come sarà la scena. Sei dove si troverà la gasolina per mettere fuoco alle persone. Dove? È proprio scontatissimo, nel club di giardinaggio. Non si sa perché hanno della gasolina lì dentro. Così. In questa scuola Cos'è? Sono tutti strani. Per dar fuoco ai fiori, magari non ti piace più un fiore che hai piantato anziché toglierlo. Così prende fuoco tutto. Fuoco, sì. Non mi pare una buona idea. Comunque, guarda. Prendiamo qua. Proprio la tanica. Sì. Bello. E poi riempiamo questa, guarda. Bellissimo. Che prima il secchio lo potevamo riempire solo d'acqua. Adesso ci mettiamo la gasolina. Ma te l'immagini uno che va in giro nella scuola con la tanica, con il secchio di gasolina? Per fortuna non succede. Per Poi fortuna non succede. Ha una puzza incredibile la gasolina, cioè. E invece lei va tranquilla in giro e nessuno le dice nulla. Esatto. Ovviamente però, anche se buttiamo la gasolina su una persona, mica prende fuoco da sola. Cioè il sole non basta. Io pensavo che Yandere l'incenerisse col suo sguardo d'odio, tipo guardandoli così malissimo, e prendessero fuoco. No, ma no? Perché dovrebbero, scusami, perché Yandere i superpoteri. No, superpoteri Yandere, sì che ce li ha. No. Sì. Sai di che cosa abbiamo bisogno? Cosa? Dei fiammiferi. Proprio così semplice. Sì, niente superpotere? No. E indovina chi ce li ha? Info-chan, questa la so. Bravissima. La so perché è sempre lei che ci aiuta nei nostri piani malvagi. 5 mutandine, un pacchetto di fiammiferi, come sempre ce le butta dalla sua finestra e noi le prendiamo volentieri. Perfetto. Abbiamo già posizionato il secchio in una posizione strategica. Guarda, te ne faccio vedere uno perché tanto ne abbiamo tanti. Guarda, tac. Ma proprio con nonchalance, hai visto? Lo accende e fa così, tac. È un tocco di classe perché per dar fuoco a una persona. Quando brucerà farà più effetto. No, anche perché quando bruci le persone devi farlo comunque con classe, giusto? Certo, devi sì. Devi mantenere una certa posizione, okay, giusto, guarda. Yandere? Ok. È terribile questa cosa. Sì. Allora, il secchio con la gasolina è posizionato lì nascosto. Hai tutte quelle belle fanciulle e tutti quei bei fanciulli. Chi vuoi bruciare? Le fanciulle, perché a scuola le più cattive sono sempre le ragazze. Ok. Quindi bruciamo le ragazze. E chi in particolare? Non... Cocona. Ecco, Cocona. Lo sapevo. Cocona, perché lei è proprio la rivale numero uno, l'abbiamo sempre detto. E questa cosa non cambierà mai. Allora,
Ok. Spero di riuscire a prenderla. Oddio. Vado. Vai. Ma è troppo bellina come cade. Che vista? Cos'è questo odore, gasolina? Ok, dobbiamo prendere no, veloce. Cocona, non ti preoccupare, non è nulla. È un nuovo profumo alla moda. Vediamo. Vai. No, sta scappando. Dove va? Sta scappando. Fermati. No, va a cambiarsi, ti prego. Allora, ti prego. Aspetta. Dobbiamo capire la strada che vuole fare. Ma perché ci complichiamo la vita? Abbiamo beccato Cocona che scappa. Allora, calmi. Lei vuole... È più veloce di noi, non è possibile. Vedi che va a cambiarsi. Guarda del questa bagno. Tattica. Ok, dai, ti seguo, ti seguo. Che succede? Lo lascio. Guarda! No, l'ho mancata di pochissimo. Cocona. Aspetta, aspetta. Vai, ce vai, la faccio. Lenta. Ce la faccio. Lenta. Prendila. È terribile, cerca di spegnersi, l'hai visto? Ascolta me, era tutto un piano per farlo in un posto isolato. Sì, sicuramente. L'abbiamo fatta apposta. È morta. Cosa, è morta. Cosa pensavi che sarebbe successo, è poverina? È morta pure senza vestiti, ma che cosa terribile questa. Ce la portiamo pure in giro mentre brucia. No, nascondiamo il corpo. Hanno aggiunto nel gioco dei pesetti. Ok, okay, quelli, i classici, okay, pesetti per fare ginnastica. E ok, quelli siamo, classici, okay. E tu pensi a che cosa possono, esatto, servire? Esatto, possono servire dei pesetti. Tiriamo addosso alle persone. Quasi. Okay. Riempiamo una bacinella, perché è a tema bacinella questo video, sì, praticamente. Ho notato che tutte le cose che hanno aggiunto sono tutte da fare col secchio, con la bacinella. Esatto. Quindi è tutto a tema. Noi riempiamo i pesetti con questa bacinella, ok? E poi la bacinella, mentre siamo nella terrazza, ci scivolerà e cadrà casualmente nella testa di Cocona. Sempre Cocona. Ovviamente spiaccicandola a terra. Un po' come quando le avevamo tirato l'acqua per farle fare le foto. Brava. Sconce. Però stavolta le tiriamo una bacinella e la ammazziamo. È un po' più crudele, diciamo. Crudele. Che è 2.0. Prima dovevamo solo fare delle foto un po' osè, invece adesso direttamente... la bruciamo, la ammazziamo, sì, è tutto degradato. Ma Cocona è felice, cioè ogni giorno poi torna a scuola, lei torna in vita, è felice. È un gioco tra noi e loro, tra noi e lei, anzi. È come quando, ho capito, i bambini giocano e si massacrano di colpi, è la stessa cosa. Sì, sì, uguale, dai. Però la ammazziamo, guarda. Allora, ma ce la faremo a portare questa bacinella piena di pesci? Non lo so, allora, noi prima di tutto la riempiamo. Ho sbagliato. Hai sbagliato, ok. Calmati, scusami, un attimo. Ero presa dall'enfasi. No, sei molto emozionato e si vede, ma ti devi calmare, ok? Ok, uno, ok. Due, vedi, la stiamo riempiendo. Non lo so se in effetti può riuscire a trasportarla, perché penso che sarà super pesante. Pesantissima, certo che sa. Che poi ci considera armati con un pesetto. Guarda, ma scusa. Physical stat to low. Ci sta dicendo che il nostro fisico è troppo scarso per riuscire a prenderlo. Ci dobbiamo allenare. Beh, Yandere è magrulina, quindi andiamo nel club di karate per allenarci, giusto? No. Che cosa dobbiamo fare? Non te l'aspetteresti mai. Dobbiamo andare nel club di videogiochi a giocare ai picchiaduro. E non so perché in questo modo la forza di Yandere aumenterà. Io vorrei capire. È un mondo tutto strano. Il nesso tra le due cose. Cioè, dicevo, il club di karate, così diventiamo muscolosi. No, sì, certo, anche io ho pensato. Quindi subito a quello. Quindi adesso mi stai dicendo che se io gioco a dei picchiaduro, no, tutti i giorni, divento muscoloso e vado in giro a picchiare le persone? No, assolutamente no. È solo in questo gioco. Ma quindi... Yandere sta dicendo questo. Non ci provare nella realtà, perché non funziona. Mi così dispiace. Mi stavo già gasando, perché ho detto, così ti picchio, mi faccio i muscoli. Io, capito? Deve essere divertente. Posso giocare a 100 ore a questo gioco, ma non mi ricorderò mai dove si trovano i club. Ogni non volta ci perdiamo. Sì, ogni volta ci perdiamo. È molto scuola. È perché è tutto uguale, è quello il problema. Allora, dobbiamo entrare nel club. Okay. Ok. Salve signorina, possiamo entrare? Join club. Vedi, è molto felice di questa cosa. Guarda, ci sta dicendo che potremo aumentare temporaneamente, per quindi per solo un giorno, le nostre statistiche. Una delle nostre statistiche. Quindi in questo caso ci aumentiamo la forza, giusto? Esatto, guarda, ci sono tutti i giochi. Vedi, in base a quello che scegliamo, ma possiamo aumentare una cosa. Erano tutti spenti prima i PC, invece una volta che siamo entrati sono tutti accesi. Questo è il picchiaduro. Esatto, infatti guarda, potenzia la forza. Andiamo, gioca, nerda di brutto. Dai Yandere, nerda il più possibile, diventa fortissima. Questo è un bellissimo gioco. Ok, l'hai visto? Power up. Bellissimo. Abbiamo livellato, okay. Abbiamo livellato. Siamo pronti ad alzare quei pesetti. Andiamo. Ok, guarda un po'. Possiamo finalmente prenderlo in mano. Perché siamo fortissimi, esatto. Siamo fortissimi. E ci sarà per forza Cocona sotto, giusto? Già. È già lì, perché è l'ora in cui lei parla al telefono, quindi è sicuramente qui sotto. Oh no, mi tremano le mani. Non riesco più a tenere pesante, questi pesetti. Che coincidenza pesante. Incredibile. Oh no. Block. È stato terribile questo. Lo so.
Lo so. No, guarda, c'è l'insegnante. Oddio, stanno chiamando la polizia. Stanno chiamando la polizia. Cambiamoci i capelli così nessuno ci potrà riconoscere. Esatto, cambia i capelli, questi. Hai notato che abbiamo anche il joystick in testa? Sì. Perché facciamo parte del club di videogiochi. Voglio provare un'ultima cosa. Nel gioco abbiamo tre cose che non si possono ammazzare, okay. Senpai, professoressa slash maestra. E infine i delinquenti, quei club, quelli lì che stanno fuori nel cortile. Sì, con le mazze, cattivissimi, li ho visti. Esatto, li ho visti. Quindi e cosa se vuoi noi provare? Gli buttiamo la gasolina addosso, cosa succede? Ci ammazzano di botte o riusciamo a metterli fuoco? No, perché a me non piace questa cosa che c'è qualcuno che ci può battere. Non lo riesco ad accettare. Proviamo. Guardali, sono così, si sentono fighi, pensano di poter battere chiunque. I bulletti, poi a scuola sono sempre le persone peggiori. Ma non hanno mai affrontato un Super Saiyan. Per questo te li ho concessi questi capelli. Almeno per questo momento, per far fuori i delinquenti, te li ho concessi. Non sappiamo, io non ho la minima idea se questa cosa funzionerà, ma almeno ci proviamo. Mi piace fare questi test, capito? Provare a sperimentare qualcosa di particolare. Credo che potrebbe funzionare, non lo so. In effetti non ci avevo mai pensato, cioè provare qualcosa di nuovo, come dar fuoco a cose che non si possono far fuori. Esatto. Spero che possa andare, perché sarebbe davvero divertente farli fuori. Allora, secondo te cosa succede? Vediamo, poi ti dico cosa secondo me succede. Secondo me non succede nulla, li buttiamo la gasolina e non prendono fuoco. Ok, secondo me invece buttiamo la gasolina e ci spaccano la faccia. Ok. Ancora peggio. Sì. Proviamo. Dai, allora. È il momento della verità. Su. Vado. 3, 2, 1. Così. Non è successo nulla. Avevi ragione tu. Non è successo nulla, ma proprio niente di niente, neanche se sono arrabbiate e non se ne sono neanche accorte. Esatto, vediamo un ultimo tentativo, anche se non ha la gasolina. Tenga un fiammifero. Non funziona in nessun modo. Uffa. Ma neanche si sono arrabbiati, io speravo almeno in una rissa, dai. No, ci avrebbero spaccato in due, sinceramente. Pazienza, dai, una bella rissa sarebbe stata perfetta per concludere l'episodio. No, io sono felice che siamo vivi, siamo dei Super Saiyan, Super City. Lasciamo i fiammiferi qua che non e voglio facciamo finta di più niente. Bruciare niente nessuno, ce ne andiamo. Quindi, allora, le persone che non si possono ammazzare, almeno abbiamo capito che non le puoi ammazzare in nessun modo, sono immortali. Esatto, non riusciamo immortali. A fregare il gioco, mi dispiace. Esatto. Ok, con i video ci fermiamo così, ovviamente nei commenti ci potete fare altre proposte per cose da provare nel gioco, magari qualcosina di strano. Io ne ho letto davvero tante, ne ho tante in mente. No, ce ne sono tantissime, almeno sotto questo punto di vista il gioco di Yandere è davvero ampio. Tipo nascondersi in un cespuglio. No, questa non è una bella cosa da provare, però ce ne sono davvero tantissime. Ma prima di concludere il video, andiamo a salutare gli altri nostri. Io non ce la faccio così. Devi smetterla di fare ti devi concentrare cose. Mentre c'è la sua faccia che allora, ti osserva. Gli altri nostri sei eroi del giorno, che per oggi sono Teresa, Giuseppina, Francesco, Alessio, Alessia e Maria. Ciao ragazzi. Grazie per la condivisione. Beh ragazzi, il video è così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!